Natura, sport ed eventi. Paghi uno, prendi tre. Siamo a Leonessa, la terra della celebre patata fritta, lessa o riscaldata. Ogni momento è quello giusto per salire in macchina e raggiungere questo gioiello naturalistico e non solo, alle pendici del Monte Terminillo, al confine con Lazio, Abruzzo e Umbria, dove l'aria buona mette appetito e da queste parti c'è solo l'imbarazzo della scelta. Mozzarelle di bufala e formaggi da pascoli d'alta quota, lenticchie, farro e salumi tipici. Fuori Porta, il primo canale podcast che racconta borghi, itinerari e tradizioni italiane per organizzare, nel modo migliore, il tuo tempo libero. Terra di Mezzo. Sì, non quella Terra di Mezzo. No, che poi c'è... E non possiamo mettere questa musica qua, perché ci sono i diritti del Signore dell'Anello, la compagnia dell'Anello. Non si può fare. No, Terra di Mezzo nel senso... Ora ti spiego. Terra di Mezzo, terra di bellezza, terra di emozioni. Questa è Leonessa, un diamante tra la neve d'inverno, con i suoi vicoli bianchi, i comignoli fumanti, il profumo delle calde arroste che si diffonde al tuo passaggio. Emozionante in estate, trekking, mountain bike, downhill, bici elettriche, moto, per te che sei un fissato dello sport, è questo il tuo posto. Leonessa è il regno dell'outdoor, amato da ciclisti e motociclisti, sia d'estate che d'inverno. Leonessa accoglie a braccia aperte anche chi viene solo per godersi il relax e l'aria buona, quella di montagna del Terminillo, la montagna dei Romani, fresca e friccicolina, ideale per destarsi dal torpore della città. E ora, visto che non ti vogliamo straccare orecchia con le sviolinate, beh, che dire, se parte. Da dove iniziamo la visita? Beh, dal centro storico, ovviamente. È qui che possiamo comprendere il valore ancestrale della città antica di Leonessa. Vi sono palazzi risalenti al XVI e XVIII secolo, come i Palazzi Mongalli, con un meraviglioso portale del XVII secolo realizzato in pietra. Ci sono poi il Palazzo Bisini, Palazzo Morelli, Palazzo Vanni e Palazzo Ettore, il più grande di Leonessa. Immancabile la torre, che costituisce il simbolo più significativo dell'identità culturale leonessana. Quindi, se siete appassionati di sport e avete l'adrenalina a mille, ma la vostra dolce metà non ne vuol proprio sapere di arrampicate, pedalate o attività sciistiche, beh, lasciatela. No, no, nel senso, parcheggiatela in centro. La dolce metà, dico, perché so, avrà il suo bel da farsi. In piazza 7 Aprile vi è la Fontana Margaritiana, che risale al 500. Mica una banalità. Cioè, già il nome è tutto un programma. Deriva infatti da colei che la donò, niente popò di meno che Margherita d'Austria, la duchessa, il cui eco rimbalzò in ogni dove. Margherita, Ida, Ida. Non so se... vabbè. Passeggia e passeggia ancora. C'è la Fonte della Ripa, risalente al XII secolo ed è caratterizzata da un arco a tutto sesto. Era l'unica risorsa idrica di Leonessa, nonché la fonte del castello di Ripa, attorno al quale sorgeva il centro abitato. Allora, di outdoor abbiamo accennato, di cultura anche. Cioè, vieni a Leonessa e non dai una sbirciatina alla chiesa di San Francesco e al suo convento. Vabbè, ma allora che sei venuto a fare? Nel senso, è impossibile, cioè sono troppo affascinanti. La chiesa di San Francesco e l'adiacente convento furono realizzati tra il XIII e il XV secolo. La chiesa ha una facciata romanico-gotica con un portale a lunetta e un rosone centrale. Il complesso sacro è stato realizzato in conci di pietra rossa locale e custodisce due opere d'arte rinascimentali, il presepe in terracotta policroma e il crocifisso ligneo. All'interno dell'edificio vi è una cripta e diversi affreschi che raffigurano l'inferno, il paradiso, la Madonna dell'Ulivo e alcune scene bibliche. Vi è un campanile in stile gotico con finestra e assesto acuto. Il convento è composto da un chiostro ed è attualmente la sede del Museo Civico Demoantropologico, in cui poter scoprire alcune testimonianze dei leonessani vissuti nei secoli scorsi. E ora...
amanti della montagna, degli sport e dell'adrenalina, ma come ve va di fare tutte queste cose? Che io, per esempio, non sono proprio all'interno di voi, nel senso non mi riconosco all'interno di questo gruppo. Vi stimo, vi apprezzo, ma non capisco proprio come possa... Non devo parlare di questo. E ora, amanti della montagna, degli sport e dell'adrenalina, Leonessa è tutta vostra! Il vostro divertimento inizia tra i Monti Ariatini, il Monte Terminillo, la Vallonina, la stazione sciistica di Campostella, il Monte Tilia, dove tra l'altro vi era la vecchia stazione sciistica di Leonessa e a cui si può accedere mediante una seggiovia. Leonessa è il posto ideale per gli amanti di natura e montagna. Due terzi del territorio di Leonessa sono costituiti da boschi e pascoli d'alta montagna, zampillanti ruscelli, amene valli. Per esempio, venite al Riofugio, al bosco della Vallonina, che racchiude incastonate le stupende verdi valli dell'Organo. Continua il tuo outdoor su Valla Fana, la Valle dei Templi. Qui fu trovato un tempio di 2100 anni fa. Anche l'archeologia non manca. Beh, pensa a Indiana Jones, per esempio, sarebbe... Ti immagini Indiana Jones a Leonessa? No, effettivamente... No, dovremmo farne uno nostro. Vabbè, comunque, Leonessa è un luogo speciale per tutti i gusti, sicuramente meta tra le più gettonate da ciclisti e motociclisti che da sempre seguono i numerosi eventi che qui si svolgono durante la primavera estate. Organizza il tuo tempo libero con www.fuoriporta.org.